Assessore Paolucci, ci sono novità per quanto riguarda la donazione del sangue nella nostra regione. Cosa cambierà? Ma intanto purtroppo va registrato sia a livello nazionale che regionale una flessione ed è un momento importante, la giornata mondiale dedicata alla donazione del sangue, per tornare a sottolineare, far percepire e comunicare quanto sia importante. Allo stesso tempo noi oggi come governo regionale lanciamo una serie di iniziative che riguardano un piano della comunicazione triennale solido, un piano della prevenzione, anche questo triennale, che si dota in qualche modo di strumenti innovativi anche significativi per il campo nazionale per quanto riguarda questa regione, e un ulteriore piano, quello strategico, il piano di riqualificazione, ma che insieme coinvolge le quattro ASL, che prevede anche in questo caso una serie di strumenti per arrivare a certi tipi di finalità e soprattutto appunto per incrementare la donazione del sangue con modalità nuove. Direttore, il messaggio è sempre quello, c'è sempre più bisogno di sangue oggi. Assolutamente sì, anche proprio perché dagli ultimi dati recenti che abbiamo elaborato la domanda di sangue in Abruzzo aumenta, quindi vuol dire che la sanità in Abruzzo comunque cresce. Con il consumo del sangue si fanno interventi più complessi, quindi c'è ancora più bisogno di sangue e di farmaci plasma derivati, farmaci che vengono prodotti dal plasma umano. Quindi, anzi, in questo settore devo dire che l'Abruzzo è tra le prime regioni in Italia. Però abbiamo appunto bisogno di rilanciare questo tema e di rafforzare anche l'organizzazione trasfusionale, perché è da qui che poi nasce la salute dei nostri pazienti.